Ci troviamo a Supino. Cosa abbiamo fatto a Supino? Cioè, voi medici, cosa avete fatto a Supino? Noi a Supino abbiamo installato una centralina per rilevare le PM10, 2, 5 e 1, come quelle che abbiamo posizionato a Frosinone, sia allo Scalo sia a Via Aldomoro e in altre parti della provincia. Perché a Supino? Perché a Supino non viene registrato dall'ARPA i valori del PM10. Supino è pure un punto diciamo strategico per noi, perché si trova la posizione in cui abbiamo posizionato la centralina, a ridosso della zona industriale di Frosinone e con le spalle alla montagna dove c'è il paese di Supino. Quindi abbiamo detto vediamo che cosa succede in una zona così particolare tra la montagna e la zona industriale. Abbiamo rilevato delle discrepanze, delle diversità di misurazione tra quanto registravamo a Frosinone e quanto registravamo a Supino. Che discrepanze? Le discrepanze sono state tutti sui valori in assoluto, che più delle volte sono superiori. Però quello che ci ha sorpreso è l'orario, perché noi abbiamo la possibilità con la nostra centralina di monitorare minuto per minuto l'andamento dell'inquinamento da polveri, quindi possiamo sapere a che ora si ha il picco maggiore, a che ora si ha il picco minore, a che ora l'inquinamento diciamo, da polveri è normale, rientra nella norma, a che ora c'è il pericolo. E questo ci ha permesso di vedere che in determinati ore, soprattutto nel tardo pomeriggio e verso la sera, abbiamo dei picchi, diciamo per altri versi inspiegabili, perché non li ritroviamo né nello Scalo di Frosinone né nel Viale Mazzini di Frosinone. Quindi abbiamo ipotizzato altre cose che non potessero essere nel traffico, perché gli abitanti sono 5.000. Il limite è 50 dpm? Il limite è 50 microgrammi. 50, però 50 è una convenzione, perché la verità vera è che non ci dovrebbe essere, perché l'aria naturale è senza pm. Per convenzione noi diciamo va bene 50 in Italia, però l'OMS dice va bene 25, quindi noi già siamo fuori per definizione. Perfetto. Questo fatto ci ha permesso di capire che ci sono zone non monitorate, che hanno degli andamenti particolari, non legali a quello che riteniamo. Quindi possiamo vedere adesso qui quanto stiamo misurando? Sì, certo, adesso possiamo vedere. Allora adesso vediamolo. In questo momento noi abbiamo un valore. Vediamo se riusciamo a metterci contro luce. Non vedo. Non vedo. Forse bisogna girare. No, eccolo qua. In questo momento abbiamo valore, quanto indica? 19. Ok. Questo è PM10.